disegno qui sul mio tavolo, su dei foglietti di carta, dei foglietti di carta che adopero perché non mi danno il senso dello spreco. Io disegni ne faccio tantissimi, e vado avanti senza sapere bene alle volte che cosa devo fare. Il disegno mi serve per precisare almeno una tendenza di qualcosa a cui io voglio raggiungere. Per esempio, se ho in mente uno schema nuovo da fare, non è che so bene come questo schema possa venire ad avere un significato formale chiaro. Quindi io devo disegnare moltissimo. Quando avrò disegnato moltissimo, risfogliando i disegni che ho fatto, capirò se c'è qualcuno che si avvicina un po' a quello che avevo in mente di fare. Comunque il mio criterio sul disegno è questo, che il disegno mi serve come infinita possibilità di poter avere delle immagini a disposizione. Quando ho una quantità enorme di disegni mi sento ricco. Ogni anno io accumulo diverse centinaia di foglietti che in gran parte magari vengono distrutti subito perché sono lontanissimi da un possibile significato. E purtroppo io passo periodi lunghi, anche come dicevo mesi, senza raggiungere un significato da utilizzare subito. Il disegno, quando mi interessa, quando capisco che è una cosa che posso utilizzare per un'immagine di scultura, perché il mio scopo è sempre la scultura, e io il disegno lo proietto su un foglio al muro e così scelgo la grandezza a cui vorrei attribuire la scultura, e mentre scelgo la grandezza capisco anche già il materiale con cui vorrei fare la scultura. La proiezione è indispensabile perché il disegno della scultura già è pronto quando esce dalla mia penna, senza che io lo possa toccare più, senza che possa correggere qualcosa, perché il disegno ha una sua bellezza nella sua uniformità, nel suo tipologia di movimento, nel suo modo di venire fuori dal segno stesso che si realizza sul foglio. Quando una scultura si deve realizzare, appunto anche prima di arrivare alla sua grandezza a cui io posso aspirare, con i miei mezzi e anche con quello che mi suggerisce l'immagine, prima la scultura passa attraverso un modellino, dei modelli che vengono fatti in legno qui a studio. Ecco, qui siamo nel laboratorio vero e proprio dello studio. Lui è Nino Tortorici, che lavora con me da 40 anni. Siamo molto affiatati, lavoriamo in armonia, quindi io disegno, poi qui loro fanno il bozzetto in legno. Dal bozzetto in legno noi facciamo poi la lavorazione in metallo con il montaggio delle sculture, la saldatura dei pezzi insieme. La scultura nasce quindi sempre dal disegno e si realizza qui dentro, tranne quelle di marmo naturalmente. Piero Loche lavora con me da quasi 30 anni. Ecco.
Lui è un po' più il tecnico delle saldature. Ecco, questo qui è un modellino di legno. Dal legno, il legno noi poi lo portiamo in fonderia, dopo che avremo montato tutti i pezzi insieme, lo portiamo in fonderia e la fonderia ci dà il modello in bronzo. Ecco, per esempio questo qui è un modello in legno e la fonderia ci dà questo. Poi noi qui naturalmente questo bronzo lo dobbiamo elaborare. Lo dobbiamo raffinare, lo dobbiamo portare al punto che desideriamo, le parti più lucide, le parti lasciate opache, le parti grezze, le parti più elaborate. Questo modellino che stiamo facendo qui, questo mi pare che è in crisi, cioè è probabile che noi lo dobbiamo buttare via perché non risponde, è da un po' di tempo che ci stiamo lavorando sopra e non viene bene, non viene come desideriamo. Quindi adesso stiamo tentando ancora, è probabile però che vada a finire nella stufa. Queste sculture fanno parte del periodo eroico di Forma 1. Queste sono sculture che io ho chiamato totemiche perché rappresentano un tipo di idea che riguardava appunto il totem, cioè un totem che rappresenta un'idea, un'ideologia. Queste rappresentavano il desiderio di un ordine, il desiderio di una chiarezza e anche un elogio al modo di società che noi sognavamo di raggiungere, una società più aggressiva, ordinata e naturalmente giusta. Ecco. Poi Forma 1 man mano si è resa conto della crisi che subentrava nella società e quindi tutto il gruppo di Forma 1 si è orientato verso un'arte più informale. Siamo diventati tutti più informali, abbiamo avuto poi dei momenti diversi, comunque noi ci consideriamo sempre in buon rapporto perché siamo ottimisti. Comunque volevo dire questo, che sia le sculture in marmo, sia il ferro, sia l'acciaio, sia il legno, sia il bronzo, diventano anche dei periodi del mio lavoro, cioè costituiscono un ciclo, un piccolo ciclo del mio lavoro, che può durare un anno, 6 mesi
più anni, 5-6 anni, 10 anni, per esempio quando ho usato il bronzo per i colloqui, è stato un periodo di 10 anni. Ecco, e la mia scultura è una scultura frontale, una scultura particolare, di questo ancora non abbiamo parlato, e vorrei dire appunto qualcosa sul significato della frontalità. Dunque, la frontalità nasce dal concetto che la scultura tridimensionale, la scultura classica tridimensionale, significa che è una scultura che richiede un centro ideale su cui piazzarsi. Sin dagli anni 50 non ho più creduto a questo centro ideale dentro cui piazzare un'immagine, una scultura. Allora l'operazione che ho fatto è quella di togliere la scultura da questa richiesta, quindi togliere la scultura dal centro ideale e porla in una ubicazione diversa, in un'ubicazione frontale. La scultura si doveva vedere solamente di fronte. Non era più necessario girare intorno, quindi. E quindi non era più il caso di far considerare la scultura come qualcosa di molto rappresentativo sulle ideologie. Ecco, io non ho più creduto alle ideologie, sia l'ideologia della bellezza, sia l'ideologia di un certo potere politico, sia l'ideologia dell'ordine, eccetera. Per conto mio, quindi, la scultura era libera di articolarsi in qualsiasi modo, tranne che nella richiesta di un certo tipo di spazio tradizionale. Ecco, io ho tolto la scultura da questo spazio tradizionale. Questa è l'operazione più importante che ho fatto io, al di fuori proprio se la mia scultura è bella, interessante, espressiva o meno. La cosa più importante che ho fatto è questo spostamento dal centro al fuoricentro. Dunque, prima abbiamo visto delle immagini della città frontale con gli edifici trasparenti. Il tema della città frontale è nato come tema di spessore. La città frontale era il tema nuovo inserito come spessore nella scultura. Infatti, assieme alla città frontale, progettai delle sculture sottilissime che rappresentassero il punto più sottile in cui una scultura si può reggere in piedi. Quindi avevo creato i due opposti, la città frontale come spessore massimo e le sottilissime come spessore minimo. Questa apertura con lo spessore mi permise in seguito di fare sculture diverse da quelle che avevo fatto prima. La città frontale quindi è un fulcro del mio lavoro. Nel 1968 ho scritto un libro sulla città frontale. Scrivendo il libro mi rendevo conto che come scultore dovevo prendermi la responsabilità, una volta che incominciavo a criticare tutta l'architettura contemporanea come solamente strumento per la funzionalità di chi lo usa, l'edificio, mi rendevo conto che io dovevo prendermi una responsabilità nel progettare anch'io, perché altrimenti sarebbe stata una critica a vuoto. Invece io dovevo investirmi di una responsabilità creativa. Non dovevo fare solamente critiche, dovevo creare un motivo di edificio che rispondesse al colloquio con chi guarda l'edificio, perché io così ho rovesciato la situazione. Mentre l'architettura privilegia chi usa l'edificio dall'interno,
Io privilegio chi guarda l'edificio, cioè l'osservatore esterno. Questi progetti che stiamo vedendo sono appunto progetti che ho ideato io, ho progettato, per raffigurare una possibilità di opera d'arte come grande oggetto. Questi progetti sono appunto gli edifici che io ho pensato che facessero parte di una provenienza della mia scultura, del mio modo di vedere la scultura. Quindi scultura frontale, città frontale, edificio frontale. Edificio frontale proprio perché è un edificio che vuol dire un'opera da guardare, Quando ho incominciato a progettare questi edifici, certamente mi rendevo conto di creare una provocazione. La provocazione era appunto di togliere l'aspetto geometrico e ortogonale di tutta l'architettura contemporanea. Quindi mi sono addentrato dentro immagini curve, dentro immagini inclinate, dentro immagini sbilenche anche. Che questo era il mio tipo di provocazione. Però, siccome oggi l'industria, la tecnologia può realizzare qualsiasi cosa, io penso che anche questi edifici possono essere realizzati così come io li ho progettati. Tant'è vero che uno già è stato progettato e realizzato a Gibellina in Sicilia, nella Città Nuova. L'edificio frontale di Gibellina appunto si chiama meeting, che significa incontro di persone per qualche motivo sociale, per qualche storia, problema di gruppo, eccetera. Questo meeting ha creato qualche problema perché le maestranze, naturalmente, trovandosi in una costruzione così, così nuova, hanno dovuto mettere tutto il loro buon umore, la loro buona volontà per riuscire a realizzarlo. Per fortuna, passando anche un po' di tempo, chi costruiva si era appassionata all'opera e così l'opera è venuta abbastanza bene, diciamo bene. È il primo esempio che naturalmente mi dà la possibilità di poterlo considerare come uno spunto, speriamo, per altri edifici. Assieme al meeting, a questo primo edificio, io ho potuto realizzare anche per Gibellina una grande scultura che stesse all'ingresso del paese, sull'autostrada, sullo svincolo dell'autostrada. È una scultura in acciaio inossidabile, alta 26 metri, che brilla col sole e con le luci artificiali. È una stella, la stella è un po' il simbolo della Sicilia. Ecco, io ormai mi sento coinvolto in questa polemica con l'architettura contemporanea. E purtroppo
mi è capitato anche un coinvolgimento proprio al mio paese che è Mazara del Vallo, al centro della città, nella piazza più prestigiosa. Alcuni anni fa hanno edificato un edificio che era per Bolzano, era un ufficio postale di Bolzano, a Pressappoco. E il mio paese è un paese barocco, un paese che proviene da una cultura orientale, da una cultura mediterranea. E questo edificio è stato un pugno negli occhi per tutti i miei paesani. Naturalmente io quando passai per la prima volta a vedere questo obbrobrio che avevano fatto, se stavo zitto ero responsabile. Dovevo per forza dire la mia e responsabilizzarmi. Che cosa potevo fare? Potevo solamente progettare qualcosa che coprisse questo maledetto ufficio, edificio. Così studiai una facciata che appunto coprisse l'immagine che non si deve più vedere, da far scomparire. Naturalmente ho agito come scultore e naturalmente gli architetti locali e della provincia hanno fatto una mozione di protesta contro il mio intervento. Io propongo, per non offendere i miei antagonisti, io ho proposto delle finestre sculture. In qualche modo però io faccio delle finestre, invento delle finestre. E questo gli architetti non me lo possono permettere, perché loro una finestra non possono inventarla, perché loro usano la squadretta. La finestra può essere o quadrata o tonda. Allora, per fare una finestra come faccio io, ci vuole una grande coscienza, ci vuole 40 anni di lavoro, di fare lo scultore per fare una finestra. E io sono riuscito a fare, mi pare che sono 26 finestre, non so quante, pressappoco. E questo naturalmente è una grande battaglia che sto facendo, perché non mi è facile riuscire a far realizzare al comune questo progetto. Però il progetto è così travolgente anche per i miei paesani, che sotto sotto mi aiutano a darmi la fiducia, anche se politicamente le cose sono sempre un pochettino complicate. Bene, io sono sicuro che riuscirò a fare questo, a realizzare questo nuovo prospetto per salvare la piazza del mio paese. Con la città frontale la mia scultura si evolve nella bifrontalità. La bifrontalità vuol dire che la scultura si può guardare dalle due parti. Questo mi permetteva appunto di usare lo spessore e quindi potevo adoperare un altro modo, in un altro modo la materia. Allora è nata
Nel 72 in Sicilia la mia voglia di addentrarmi con il lavoro dei marmi. I marmi generalmente dagli scultori sono adoperati come unicità del colore, cioè un marmo deve essere senza macchie praticamente, perché non offenda l'armonia di una forma stabilita, di una forma raggiunta. Io invece ho pensato che le macchie erano la vivacità della materia, la vivacità della pietra, e quindi ho adoperato il marmo colorato, ho adoperato i marmi colorati fino alle pietre dure che, come vedete, sono meravigliose. Il colore nella mia scultura è stato, si può dire, quasi sempre presente. Alcuni dicono anche che nei bronzi esiste un doppio colore, tra la parte lucida e la parte grezza. I ferri, infatti, io li ho sempre colorati. Gli allumini li ho sempre colorati. E con il marmo, quindi, mi trovo in pieno rapporto con il colore. Un colloquio nasce col colore e la forma. La forma e il colore, in fondo, come in una competitività. Alcune volte vince il colore, altre volte vince la forma. Avendo adoperato il colore nei marmi, il colore naturale, mi sorgeva il desiderio di adoperare il colore artificiale nella materia. Il colore artificiale nella materia potevo adoperarlo con l'alabastro. Così mi recai a Volterra e lì mi dissero come si doveva fare a colorare l'alabastro. In più mi interessò in quel momento anche adoperare due colori diversi. E così nacquero gli addossati, cioè due elementi di colore diverso addossati l'uno all'altro. Adesso siamo nel finto naturale, nel senso che ho voluto dipingere dei legni come se fossero dei marmi. Naturalmente sono dei marmi inventati. Come inventati appunto sono le immagini, dovevano essere inventati anche le venature, perché non dovevo fare un tipo di finzione realistica, dovevo fare un colore inventato, una venatura inventata, in modo che la scultura risultasse omogenea. Ci sono periodi in cui io non faccio niente, ci sono periodi in cui scrivo, ci sono periodi in cui leggo, ci sono periodi in cui faccio scultura e ci sono periodi in cui io dipingo. L'anno mi passa così, a periodi. Non posso fare delle cose, due cose insieme o tre cose insieme. Quando dipingo, naturalmente mi sento più eccitato perché la pittura costringe a un dialogo continuo, a una
sfida continua, sia nel colore, sia nella forma, sia anche perché la pittura, essendo per uno scultore una materia povera, questa materia povera si vuole arricchire con un'immagine molto intensa. Naturalmente il grande piacere di uno scultore è adoperare le materie fisiche vere, cioè quelle pesanti, quelle che si possono toccare con mano e si possono spostare. Nello spostamento però della scultura, nel fatto che la scultura si può rimuovere, si può togliere dal suo contesto delle altre sculture con cui si formano dei gruppi, ecco, perché appunto bisogna dire questo, che le sculture nascono a gruppi, nascono a un gruppo di lavoro, di una tipologia. Poi le sculture verranno separate. Il loro destino è quello poi di vivere separate. Nella pittura il piacere è questo, che come uno immagina, crea, organizza un quadro con questi elementi diversi che si rincorrono l'uno all'altro, però rimangono sempre insieme. E questa è una cosa molto soddisfacente facendo la pittura. Questa è una cosa che mi piace molto. La malinconia di pensare alle sculture separate qui mi si placa, perché naturalmente il piacere è questo, di fissare le cose.